Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Con queste parole il regista Pierpaolo Pasolini si esprimeva sul gioco più amato al mondo. Noi le prendiamo in prestito a poche ore dal trionfo dei lupi, dal ritorno dell'Avellino tra i professionisti, a soli 8 mesi di distanza. Non poteva esserci frase migliore per fotografare ciò che è accaduto nei 90 minuti e ciò che dovrà ancora avvenire, perché nella rimonta dei biancoverdi, nella scalata degli Irpini, vanno fotografati immagini e pensieri. L'esultanza sfrenata di uno stoico Dionisi che ha saputo mettere la museruola a Bernardotto, conquistando il suo terzo campionato a Maglio Scopigno dopo i 2 brindisi con la maglia del Rieti, oppure la cavalcata di Dadalti in occasione della seconda rete biancoverde e che ha permesso all'argentino di vincere un nuovo spareggio dopo quello della passata stagione con la Vibonese. Ma non finisce qui: il sudamericano, che nella rimonta ci ha sempre creduto sin dal giorno della sua presentazione, ha una promessa da mantenere: far visita alla Madonna di Montevergine. Nella mente e negli occhi di tutti resteranno anche le immagini di Mario Dell'Anno sulla balaustra, capace di caricare un intero popolo tenuto unito e compatto in questi mesi da un altro grande tifoso, Franco Iannuzzi. A lui va dato atto di non aver mai mollato, come Morero che, indossando i galloni di capitano e sfoderando prestazioni perfette, ha saputo riprendersi la sua rivincita, rappresentando il collante tra il vecchio ed il nuovo corso, o Parisi, stacana vista Irpino, che ha giocato con la spensieratezza dei giovani e la convinzione di un veterano, 39 delle 41 battaglie di questa lunga stagione in D. Un nuovo capitolo della storia dei lupi è stato scritto. La rinascita di Rieti deve essere solo un punto d'inizio.